Benvenuti a questa nuova puntata di Scienze TV. Oggi trattiamo un argomento molto recente, soprattutto in questi ultimi anni, ma poco conosciuto, seppur di enorme vastità. Parliamo quindi di microbiota, microbioma, ma anche metagenoma e viroma, e anche di microrganismi effettivi, tantissimi termini che racchiudono in realtà un mondo. Partiamo subito. Innanzitutto l'argomento principale che trattiamo riguarda il mondo della microbiologia. Ora, capisco bene che non è da tutti poter studiare, che vuol dire leggere e comprendere tale disciplina, cioè la microbiologia, quindi oggi non vi consiglierò un libro, un testo universitario. Bensì, vi posso consigliare senza problemi, giusto per avere un'infarinatura di tutto ciò, questo carinissimo atlante della Giunti, proprio che si chiama Microbiologia. Ok? Dove qui appunto trovate le varie materie che hanno a che fare con questa branca, il cosa studia la microbiologia, i batteri, funghi, virus, quindi miceti appunto per quanto riguarda funghi, rechezze, clamidie, protozoi e virus tra cui anche i batteriofagi. Ma perché ho parlato di microbiologia? Perché forse non tutti sanno o comunque state iniziando a sentire che si parla spesso di microbiota. Ma che cos'è il microbiota? Beh, è l'insieme di tutti i microrganismi che vivono nel nostro corpo. Poi possiamo anche ampliarlo ai microrganismi che vivono nel nostro ambiente, quindi quelli del nostro corpo più quelli del nostro ambiente. E possiamo chiamarlo un olobionte tutto quanto. Ma fermiamoci al microbiota, soprattutto quello intestinale, pur sapendo che esiste anche quello polmonare, perché nei nostri polmoni abbiamo tantissimi batteri, virus e funghi. È normale che sia così, perché noi normalmente viviamo sempre con i microrganismi ed è grazie a loro che viviamo. E per esempio, il microbiota che vive nel nostro intestino aiuta il sistema immunitario a funzionare meglio. Non solo, produce anche i neurotrasmettitori in quello che viene denominato asse microbiota intestino-cervello. E infatti, come vedremo nelle immagini qui riportate, questo asse microbiota intestino-cervello entra in gioco in tantissimi campi della nostra vita quotidiana, dal metabolismo sia degli alimenti ma anche dei farmaci, al sviluppo, al progredire di una patologia e anche alla guarigione, all'autoguarigione, allo stile di vita, alla durata della vita, all'invecchiamento, ma anche ai rapporti sociali e affettivi. Ebbene sì, i microrganismi possono appunto interagire e modulare il comportamento non solo del singolo individuo, del singolo animale, ma anche di una specie. Quindi, di conseguenza, in termini eco-bioevolutivi, anche appunto di ecosistemi. Un esempio su tutti, alcuni microrganismi partecipano alla produzione di determinati tipi di secreti ghiandolari per quanto riguarda la marcatura del territorio, per esempio, di alcuni animali. E quindi, in base all'odore, all'intensità, si dà, l'animale comunica un messaggio, ma lo comunica grazie proprio al microbiota che ha fatto ciò. Bene, e oltre al microbiota, cosa molto importante, c'è anche il microbioma. Che cos'è il microbioma? È l'insieme dei metaboliti, quindi dei prodotti, dalle proteine agli altri composti biochimici, che entrano e anche a tutto ciò appunto che concerne il metabolismo di questi microbi, appunto che riguarda l'interazione tra microbiota
genetica e metabolismo, biochimica, quindi microbioma l'insieme dei metaboliti e del genoma dei microrganismi. Ma da qui dobbiamo fare un saltino in avanti, e cioè esiste anche il metagenoma, che è l'insieme, le interazioni tra il genoma dell'ospite, dell'essere vivente, dei microrganismi, quindi del microbiota, ma anche dei virus all'interno del microbiota. Nello specifico si chiama viroma perché nel nostro DNA, quindi nel patrimonio genetico delle nostre cellule, di mammifero in questo caso, esistono tratti di DNA virale. È normalissimo. Non è questa la sede, ma parleremo poi a livello meta-bioevolutivo dell'origine vera dei virus. E vi dico e vi anticipo solo che riguarda la componente BEM, quindi il bioelettromagnetismo, perché i virus possono essere originati e si possono generare anche tramite un meccanismo di Pnei, psiconeuroendocrina immunologia, e quindi a livello emotivo si possono creare virus perché l'essere vivente comunicando con l'ambiente è in grado di assimilare, ma anche di produrre e generare stimoli che portano a loro volta alla creazione di virus che andranno a riequilibrare eventuali, appunto, squilibrio, parametri demografici, però da un punto di vista meta-bioevolutivo. È una branca che in realtà è molto di frontiera, la sto affrontando personalmente, non conosco studi di questo tipo e li sto approfondendo appunto per conto mio, facendo una meta-analisi di tutto ciò che è la conoscenza in questo ambito. Ed è quello che si chiama biologia teoretica o come la sto definendo, biologia noetica. Bene, dicevamo, il viroma è anche molto importante, che insieme appunto del patrimonio virale genetico, è molto importante perché può interagire con tutti i virus con cui noi veniamo in contatto, non solo per via naturale, ma anche per via artificiale. Infatti, per esempio, per quanto riguarda le terapie geniche o altri presidi medici, come per esempio le vaccinazioni, ecco che noi possiamo avere esiti molto diversi, cioè dal non funzionamento, non efficacia appunto di questo presidio medico a eventi avversi fino anche alla letalità di questo presidio medico, come spesso purtroppo accade. E questo perché si crea quel meccanismo, come avevo già citato in passato, dell'interferenza virale. Bene, i virus che noi abbiamo nel nostro corpo sono fondamentali perché tra i virus che noi abbiamo ci sono anche i batteriofagi, quelli che vanno cioè a combattere, ad attaccare i batteri cattivi che possono diventare patogenici. Vi ricordo, sottolineo che i microrganismi o gli agenti non sono cattivi, fra virgolette. La patogenicità dipende solo ed esclusivamente dal terreno che incontrano. Quindi, se ovviamente io a livello di stress ho appunto un aumento di ormoni oppure in condizioni che mi creano disagio o anche a livello fisico esterno, a livello elettromagnetico, ma soprattutto a livello di società, ecco che ciò può creare una sorta di trigger, cioè di innesco della componente batterica patogena. Ricordiamo infatti che nel microbiota vi sono una percentuale di batteri cosiddetti buoni, che sono i probiotici, batteri lattici, eccetera. Abbiamo una percentuale di batteri che possono diventare patogeni, per esempio un 15%, così come indicativamente possiamo avere un altro 15% di buoni. E il restante, quindi 15 più 15 fa 30, il restante 70% sono batteri, fra virgolette, neutri, o per meglio dire opportunisti, cioè a seconda di quale terreno è presente, ebbene gli opportunisti decideranno da che parte stare, se verso quelli patogeni o verso quelli invece buoni, famosi batteri lattici appunto. Tra l'altro questi batteri intervengono anche nella costruzione, nella solidità degli apparati.
nei meccanismi di difesa sia interna che esterna, nell'equilibrio appunto della flora intestinale, ma anche nella produzione di vitamine e nella stimolazione del sistema immunitario. Un microbiota sano uguale sistema immunitario forte. Vi ricordo che non servono medicinali, non servono farmaci, la natura ci dà tutto ciò che serve per vivere benissimo e in perfetta salute. La malattia poi deve essere sempre fatta, ma naturalmente io parlo di norma, cioè con la normalità. Naturalmente, chi invece ha dei problemi alla base e sa di averli, ovviamente è lui che si deve controllare e curare, non certo chi è normale, che ha diritto di vivere la sua vita in maniera del tutto libera, come è giusto che sia. Microbioma, microbiota, metagenoma, viroma, oltre a tutti questi argomenti, io aggiungo ora anche i microrganismi effettivi, che è un termine coniato apposta per indicare tutti quei microrganismi efficaci a livello biologico, quindi biologicamente attivi e in questo caso biologicamente efficaci. Ma cosa vuol dire? Questi microrganismi effettivi costituiscono un insieme in realtà di microrganismi, dai batteri lattici ai lieviti, ai batteri aerobi o anaerobi, ciascuno con le proprie caratteristiche biochimiche e metaboliche, che possono implementare appunto l'attività per cui loro sono specializzati in ambito agricolo ma anche medico. Bene, dopo aver arricchito questa rubrica con tantissimi termini e tantissimi argomenti, io spero di aver suscitato la vostra curiosità e vi auguro una buona serata, una buona giornata a seconda di quando voi guarderete questa puntata. Un caro saluto!